Benvenuti nella mia enoteca. Qui siamo al piano di sotto, al piano seminterrato, a Piazza Pio XI. Ho avuto già il piacere di collaborare con non solo whisky, ma sui whisky, mentre invece adesso faremo un piccolo giro di offerte sui vini bianchi che abbiamo in esclusiva quest'estate, con un paio di etichette molto interessanti che sono Bertani e poi vedremo anche Elena Valk. Benvenuti a tutti. Squadra non solo whisky al completo, Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Maggiore Vergano è finalmente con noi. E con noi, perché ogni tanto è con noi nessuno, invece no, questa volta abbiamo Alessio Attico Pistone del Cask Room. Buonasera a tutti. E se il buon Lorenzo ci mesce un po' di questo, quando parlaci, allora. Quando si tratta di vino, il ragazzo è pronto. Io sono ragazzo, ready. Come mesce lui, non mesce nessuno. Allora, questo vino... Cosa ci fai assaggiare? Allora, questo è un Soave di Bertani. Sia Bertani come Cantina non ha bisogno di grosse presentazioni, no, perché è una cantina talmente famosa, anche se adesso stiamo bevendo un bianco, Bertani è celeberrimo per l'amarone. Ah, e finisce... Esatto, un vino Amarone. A caso Amarone della Valpolicella. Questo è un Soave che hanno chiamato Sereole, Soave che purtroppo mi capita ogni tanto quando lo consiglio, che mi dicono che uvaggio è. No, Soave è invece una zona collinare del Veneto, dove ci sono appunto i filari con cui è stata fatta la coltivazione di questo vino. Il Soave di suo ha una composizione molto fresca, questo adesso lo assaggeremo, è assolutamente un vino che rispecchia quello che ci si può aspettare da questo tipo di uvaggio, di una cantina importante che per tutta l'estate del 2020 potete trovare qui presso la mia enoteca a Piazza Pio XI. C'è una bella offerta, sì, legata all'enoteca, sì, legata poi più avanti. Queste offerte saranno solo per gli associati di Non Solo Whisky. In questo momento l'associazione non è ancora pronta e quindi il buon Alessio sarà disponibile a vendere a tutti a un prezzo molto interessante. Ci sarà lo sconto per gli associati, ovviamente. Per gli associati più avanti, quando riusciremo a chiudere un po' di cose. Ma la domanda nasce spontanea: quando consigli di bere questo vino? Allora, questo vino non vorrei anticipare quello che allora proveremo prima, sia al naso che alla bocca. Diciamo che i bianchi che ho selezionato per quest'estate, ne ho selezionati 10, oggi proviamo questo, poi proveremo anche un Elena Valk. Di questi 10 mi sono orientato su vini bianchi che fossero freschi, perché... anche se l'ordine ovviamente è stato fatto a maggio, che ancora c'era la pioggia, qualche giornata un pochino freddolina che ci si copriva, però ma poi il caldo arriverà per cui oggi fa 28 gradi, esatto, oggi fa sicuramente caldo. Noi siamo qui dentro questa bella cantina, io faccio anche un po' di pubblicità, diciamo, a quello che è stata l'opera. Io quando sono arrivato qua ovviamente non l'ho trovata assolutamente così, soprattutto il piano seminterrato era una discarica. Finita la parte di ricostruzione completa del muro alle mie spalle, che era completamente stato tirato giù perché mangiato di muffa, prima di dare la vernice con lo stesso intensità di rosso del pantone scelto per il soffitto, tutto il piano di sotto è stato completamente verniciato con quarzite, per cui la temperatura che adesso sentite in questo momento, che fa fuori faranno 28 gradi, rispetto alla temperatura che si può sentire a dicembre, gennaio, quando fuori si ghiaccia completamente, può cambiare di 4-5 gradi. Abbiamo fatto delle rilevazioni
soprattutto a dicembre, quando sto qua con mia moglie che facciamo i cesti natrizi e confezioni, fa un po' freddino, ma si sta con la felpetta, si sta, ma magari fuori devi stare col piumino. Ci ho tenuto questa quarzite, ovviamente, per mantenere tutto quello che è qui dentro. L'umidità. Per la quarzite, ovviamente, è un isolante dal punto di vista dell'umidità, perché ha un raccoglie quello che è l'umidità normale che c'è in tutte le cose, certo. E la va praticamente a isolare, quindi viene mantenuta la stessa umidità con delle piccolissime variazioni durante l'anno, e al massimo una cantina specializzata, diciamo. Sì, è stata proprio pensata e ristrutturata. Ma per anche questo, perché qui, diciamo, ci sono gran belle bottiglie di whisky, gran belle bottiglie di vino, vero. E quindi sia per il whisky che per il vino sicuramente Cask Room è interessante anche alla mescita. Ci sono oltre alle 10 mescite possibili di vino bianco che abbiamo a menù per quest'estate. Io più o meno qua dentro ho un centinaio di etichette di vino e almeno un vino bianco e un vino rosso per ognuna delle 20 regioni d'Italia. Passiamo alla degustazione, se no ci annoiamo, io divento, comincio a parlare della mia azienda. C'ho l'arsura. Ed è molto soave. È molto soave, sì. Beh, sì, è proprio, direi, correggimi, ma estivo sì. Contro la calura. Fresco, contro la calura. Però ti dà, ti porta a bere subito, secondo me. Sì, c'ha una nota salmastra. Sì. C'è una nota salmastra che richiama un po' l'oliva grande. Sì. L'oliva grande, quell'olivone. Sì, salamoia, tipo. La salamoia, più che la salamoia, assolutamente. La salamoia, sì. Beh, c'è anche una bella nota citrica, Sì. Eh? Sì, però io bevo. Naldo. Ma in realtà questa nota citrica mi farebbe. Non mi voglio corrompere il palato. Perché questa nota citrica sento anch'io, ora distinguere un attimo che tipo di agrume può essere. In bocca si fa bene, si fa decisamente bene, mi arriva delicato ma guarda, pieno. Secondo me è un misto tra limone e cedro. Sì, infatti faccio fatica. Perché secondo me è c'è una dolcezza dietro. Però c'è una dolcezza dietro. Ti trovo dire bergamotto? Anche se il bergamotto è un pochino più profumato, più dolce, più floreale, sì. Bello, è in bocca molto lime, sì. Rimane questo agrume proprio lime. Sì, in bocca l'agrume va più sull'esotico, diventa un agrume più esotico e ha una nota di freschezza incredibile, fa passare la sete molto velocemente. Quindi quella nota salmastra in realtà poi secondo me non si rispecchia, non sento la lingua. No, assolutamente. Ha una buona persistenza, perché ecco, questo è un vino che per i miei gusti durante l'estate ci potrei mettere anche soltanto 20 minuti a finire la bottiglia. Sì, 20 minuti la bottiglia. Già ho fatto il secondo sorso. Proprio sono quei vini che sono pericolosissimi, perché hanno questo aspetto citrico che ti aiuta al secondo sorso, perché il fatto del citrico in realtà asciuga molto la salivazione, per cui tendenzialmente ricomincia hai di nuovo voglia di bere un altro sorso. Però anche ananas dentro, e poi comincia ad avere questa nota esotica, il bocca è esotico. Bello. È molto interessante. Qui alla mescita questo? Sì, assolutamente. Beh, un livello altissimo. Un livello altissimo di mescita. Io ti direi che questo è da aperitivo. Questo è da aperitivo. In realtà dei 10 vini che abbiamo in mescita, credo onestamente sono tutti da aperitivo. Beh, comunque veramente un bel vino fresco. C'ha è lungo, rimane e c'ha una nota di menta. La parte esterna della golia bianca, la parte esterna, quella che rimane quella un po' menta. Sì, la parte esterna quindi che non è proprio fortissima quella menta che ti fresca tanto. Menta è un'idea di menta. Sì, un'idea di menta che rimane persistente. A me quello che piace molto è questa dolcezza nell'odorarlo, che è veramente molto piacevole, sì.
questo secondo me è da, elegante, secondo me è così citrico elegante. Come diceva Lorenzo, secondo me è da pre-aperitivo, cioè questo è da dopo mare. Dici torno, faccio un bicchierino da, e poi faccio da dopo mare. Beh, oddio, ti fai anche tutta la bottiglia, perché a quel sì, punto infatti, quando hai sete alle 5 torni dal mare. Oh, il problema di questa bottiglia è che se mi faccio un bicchierino poi tanto due, tre, uno quattro. Chiama l'altro. No, infatti non so se avete visto, ma ha ragione, via decisamente facile. Sì, è molto bello Beverino, a livello positivo, perché poi sì, alla fine sprigiona questa freschezza, questo contrasto. Sì, e poi invece quando uno lo va a degustare, invece sente tutta questa parte citrica che è assolutamente agrumata, che è assolutamente estiva e che è assolutamente... Sì, è molto esotica. Ti fa piacere, sì. Sì, hai voglia anche veramente di bere un altro sorso. È veramente un bel prodotto. Bertani, insomma, è una bella garanzia. Sì, nome che si presenta da solo. Sì. 12 gradi. Per... 12 gradi. Ah, 12 gradi. Non l'abbiamo detto. Aspetta, tenuti benissimo. 12 gradi. Beh, 12 gradi. Altri, che non è, per il bianco non è poco. Non è poco, non è, però 12 gradi non è pochissimo, però sono tenuti bene, nel senso che ha un bel corpo. In realtà è che facile a torte fare dei vini bianchi freschi, beverini agrumati, ma che poi svaniscono. Sì. E invece questo qui in particolare ha un bel corpo, cioè una bella resistenza. Sì, ti rimane, lavora. Sì, adesso io in bocca sento questa nota mentolata che è molto più, non è aggressiva, non ti invade, è piacevole, è un'idea, così, è un'idea che ti fa molto così, piacere. Sì, è un vino pericolosissimo, sì. Questo ti puoi fare una bottiglia, sì, come diceva Lorenzo, in mezzo, poi in mezzo vabbè, alla fine una bibita. No, 12 gradi. 12 gradi? Fai fatica, insomma. Ragazzi, lo trovate qua al Cask Room, se lo volete bere in mescita o se lo volete comprare. Beh, certo, assolutamente, chi lo volesse comprare. La mescita ovviamente è sempre accompagnata da tre ciotoline, non si regala a nessuno, è sempre una patatina, una nocciolina, un popcorn, una cosina, c'è sempre, quella c'è sempre, diciamo, compresa nell'offerta. Poi mi sono fatto una pizza bianca col prosciutto, il prosciutto era molto buono, ma questo è un altro discorso. Sì, abbiamo, quindi... abbiamo queste pinze che in accordo con Pinze Gusto, che è proprio qua dall'altra parte della piazza, 50 metri, forse 60 da noi, ci forniscono le basi bianche, fresche, nulla di surgelato, e semplicemente scaldandolo un attimo con un fornetto possiamo fare molte variazioni e possiamo accompagnare, ovviamente, chi vuole fare un aperitivo rinforzato, anche chi vuole cenare. No, comunque ragazzi, io aggiungerei che se venite qui, insomma, cioè se io venissi qui e mangerei la pizza, il prosciutto e i stuzzichini, mi servirebbero due bottiglie. Con una, sì, forse con una. Con una, insomma, giusto per il preaperitivo, come diceva Alessio. Io gli ho fatto onore. Adesso gli faccio onore anch'io, perché poi effettivamente... Sì. Prosit. Prosit. Bevete poco, bevete bene. Alla prossima. Ciao. Gunslinger, Deathbringer.